chiedono di costruire una strategia per questo territorio, per la Piana in maniera particolare, che sia un punto di riferimento poi anche per l'intera Calabria. Strategia, un piano strategico che riguarda diversi settori, dalle aree interne alla sanità, all'ambiente, quello di avere un progetto ben definito che possa essere un punto di attrattiva per le comunità, perché le comunità devono essere protagoniste di questo percorso di cambiamento. Però in generale gli amministratori, i sindaci sono sentiti molto soli. Complessivamente noi veniamo da 2 anni di pandemia in cui ci siamo portati addosso tutta una serie di problematiche e di questioni, trovandoci e sentendoci spesso soli. Ora questo deve cambiare, ma naturalmente può cambiare se c'è un percorso di partecipazione complessiva da parte di tutti. Abbiamo deciso a valle di un'assemblea regionale, di una direzione regionale, di iniziare un giro in Calabria, di capire in che modo ripartire non solo dai territori ma anche dal programma, dai contenuti. Abbiamo lanciato una conferenza programmatica che incastreremo col percorso congressuale nazionale, lo stiamo facendo in giro per i territori. Ieri a Vibo, oggi a Cittanova, nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti di merito in cui ci apriamo anche a mondi al di fuori del Partito Democratico per capire non solo gli errori fatti ma capire come ripartire e in che modo posizionare un Partito Democratico che vuole il rilancio del Sud e della Calabria all'interno di un contesto nazionale che vede oggi minata l'unità nazionale attraverso un governo nazionale che pensa al Nord e pensa all'autonomia differenziata. Il problema non è come si parla, in che modo ci si esprime o se si fanno a tratti anche inutili dirette Facebook, il tema è portare risultati che devono essere visti, che devono essere percepiti dai cittadini. E da oltre un anno dell'insediamento della regione, da oltre un anno della nomina del commissario ad acta della sanità che è sempre presente nella regione, purtroppo di risultati veri ancora nemmeno l'ombra. Ecco, tra il dire e il fare davvero c'è di mezzo il mare, non c'è stata la capacità di incidere, non c'è la capacità al momento di mettere in campo delle posizioni e delle iniziative forti da parte della regione Calabria.